Dun, 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 dun. E quindi voi siete qui per dei nomi nascosti, sottovalutati, da prendere o non dare via negli scambi. Ho capito, ho capito, ho capito. Ta-tun, ta-tun. Non so se ve li dico, non so. Come lui Hamilton, stai sempre a piangere, a lamentarsi, ma poi questo lo sa tutto del culo dei mondi. Ludovic, c'è una vita oltre il fantacalcio. Nettamente il miglior giocatore di fantacalcio che abbia mai conosciuto. Oggi è il giorno in cui mi prendo un'altra testa di una classifica dei 6 fantacalci che faccio e sarebbe proprio il caso di fare un video recap. Non pensi, Ludovico, adesso che sta andando tutto molto bene prima che inizi lo scatafascio e improvvisamente non sei più nettamente il giocatore migliore di fantacalcio che abbia mai conosciuto, bla bla bla. Finissero oggi tutti così, pam, finiscono i fantacalci, yeah. Prima di iniziare però voglio dirvi che per voi a fine video ci sarà una sorpresa. Ma per sbloccare questa sorpresa ho impostato un obiettivo di 7.000 like a questo video. Per farla più complicata, perché le cose semplici non ci piacciono, sono 7.000 like da raggiungere entro giovedì 21 alle 21. 7x3 21. Ci riuscirete? Sarete in grado di? Questo adesso sta a voi, so gratis, so anche molto semplice da mettere, vedete un po'. I nomi che vi farò oggi non sono da intendere ovviamente come nomi assoluti. Non è che sto qui di certo a consigliarvi dei nomi top, per quelli siete bravissimi da soli, non vi servo di certo io. Quello che mi interessa invece in questo video è farvi dei nomi su cui percepisco un'ingiustificata negatività. E quindi, dato questo Weltanschauung, vi consiglio di approfittarne a discapito dei vostri amici in qualche scambio favorevole. C'è un giocatore che ho preso con soddisfazione in quasi tutti i fantacalci che faccio. Visto che sta rendendo molto bene e che non riesco a schierarlo sempre, anche per compensazione, in tutti i fanta in cui lo ho, sto provando a valorizzarlo in qualche scambio. Si tratta di Romero dell'Atalanta. E non si è capito perché non lo vuole nessuno. Per tutti quanti era sega totale. Invece il buon Romero ha una media voto, quella che conta davvero per il modificatore, superiore a gente come Acerbi o De Vrij. E per chi usa il voto statistico va addirittura meglio. Romero macina buone prestazioni e ottimi voti, portati dal suo gioco fatto di anticipi aggressivi e contrasti duri. Che sì, magari gli costano qualche giallo di troppo, è vero, ma nessuno è perfetto. E Romero invece nelle vostre difese da modificatore può essere un ottimo secondo slot. Se veramente lo valutano noccioline, prendetelo. Chissà mai che come in Champions magari ne inzucca una, due, tre. C'è un giocatore invece che è stato inverno, incredibili prestazioni o meno, viene costantemente sottovalutato da tutti. Pagellisti compresi. Il suo nome ve l'ho già fatto in estate e ci ha fatto godere. E ora, dopo appena qualche giornata senza bonus, già me lo ritrovo messo in mezzo a 80.000 scambi. Signori, ma che male va fatto Roberto Soriano? 6 gol, 2 assist, giocatore totale del suo Bologna. Se avete visto anche solo uno spezzone della sua partita contro il Verona, avrete visto quanto è forte, quanto è decisivo per la squadra. Ma vabbè, non è amico delle guardie come De Paul, ma questo è un altro discorso. Sto vedendo Soriano inserito in tantissimi scambi che mi sottoponete. Ma questo a me sembra veramente ingeneroso nei suoi confronti. Rispetto per Soriano. Cioè, che dovrebbe fare secondo voi Soriano? Gol tutte le domeniche? Fa il centrocampista. Andate e correte a prenderlo se i suoi fantapossessori sono così desiderosi di darlo via, di svalutarlo. Arriviamo ora all'uomo del momento, in negativo, purtroppo. Sappiate che vedo cose abbacinanti, tipo lo scambio per Simeone, lo scambio per Osimhen, lo scambio per Gervinho, lo scambio per Orsolini, lo scambio per Lasagna. Ma sì, dagli pure 50 euro già che ci stai e via. Cosa fare con Ciccio Caputo? Spiegato veloce, se lo avete non lo scambiate, perché al momento la sua valutazione è vicina al pacchetto di noccioline. Se invece non lo avete, andate a prenderlo, usando per averlo lo stesso pacchetto di noccioline che dicevamo prima. Volendo scendere un po' nello specifico, è vero che Caputo ha avuto sicuramente un problema di pubalgia e magari ce lo ha ancora. Magari ne sta uscendo, magari sta cercando la forma migliore, magari il cazzo che vi pare. Ma questi 5 che ci sta regalando in fila non credo che siano da attribuire solamente a Ciccio Caputo in sé. Anzi, sono portato a pensare che Ciccio li subisca, perché il problema è che il Sassuolo gioca male. Anche l'anno scorso, gennaio-febbraio, male di Zerbi, male. E Caputo è un bomber, un uomo d'area di rigore, ha bisogno di essere servito per fare gol. Non è tenuto per caratteristiche tecniche a crearsi le occasioni da solo, ma il Sassuolo in questo momento crea poco. Una riprova di quello che ho appena detto ce lo può dare la partita con la
Samp prima della sosta natalizia, dove con Caputo rientrato da pochissimo dalla pubalgia, un Sassuolo che gioca bene, vince e convince, e Caputo fa gol e assist. Oltretutto a sto periodo Caputo sembra proprio sfigato, perché per mezzo centimetro gli viene annullato un gol, poi esce e viene assegnato un rigore che avrebbe tirato lui. Quindi, prima di dire che Caputo è un pacco e che non si riprenderà mai, voglio vedere il Sassuolo tornare a giocare e creare occasioni. Per ora, anche a causa delle assenze, niente di tutto questo. Poi, a quel punto, se il Sassuolo crea e Caputo non segna, allora ne riparliamo. Sì, ho capito Ludovì, ma noi gli scambi ce li abbiamo adesso. Come detto, scambiatelo solo con un giocatore con cui lo avreste scambiato già a dicembre, altrimenti lo mettete lì e lo aspettate, esattamente come avete fatto con Zapata. Siete contenti di Zapata adesso, no? Mi pare. Oppure, se non ce lo avete, approfittate di questa svalutazione per andarlo a prendere. Ultimo di sti nomi ci metto Ciro. Ma ovviamente non sto parlando di Ciro Immobile, quello è un top, sicuramente non sottovalutato, spero. Ma Ciro Mertens. Per quanto io non ami gli attaccanti del Napoli post Sarri, il Napoli mi sembra una squadra che obiettivamente non ha grossi problemi a creare occasioni da gol. E se anche Insigne sta aggiustando la mira, perché non provare a puntare sul miglior marcatore della storia del Napoli? Viene da un infortunio e magari riuscite a prenderlo in uno scambio favorevole. La punta, calcolando tutti i problemi di Osimhen e le super prestazioni di Zielinski da trequartista, dovrebbe farla lui. Siamo allora giunti al momento della sorpresa. La sorpresa è che se questo video entro giovedì 21 alle 21 riesce ad avere 7000 like, solo in quel caso, io valuterò 21 delle vostre rose. Come? Una cazzata. Dopo aver messo like, andate qui sotto nei commenti del video e scrivetemi un commento con la rosa che volete che io valuti. Per un'analisi più completa, ovviamente, metteteci anche numero partecipanti e rispettive regole della Lega. Potete anche commentare con più di una rosa, di più di un fantacalcio, ma su un commento diverso. Ogni rosa, un commento. Io, completamente random, ne sceglierò 21 e vi risponderò direttamente al commento con la mia opinione. Ora però sta a voi, perché servono 7000 like entro giovedì 21 alle 21. Vedete un po', fatti vostri. Ammetto che c'è una parte di me che tifa per il non raggiungimento di questo obiettivo. Ma quanta cazzo di gente circola dopo le 22?